San Giuliano si dimette, al suo posto nominato ministro della cultura Alessandro Giulia, già giurato al Quirinale. Meloni, grazie a San Giuliano, andiamo avanti con il rilancio della cultura. Tragedia a San Vittore, muore in cella tra le fiamme un detenuto di 18 anni, recluso da luglio in attesa di giudizio. Infermieri sotto assedio, costretti a barricarsi in una stanza per proteggersi dai conoscenti di una giovane donna morta dopo un intervento, accade a Foggia. Francesco è giunto in Oceania, accolto da una folla di fedeli all'aeroporto di Port Moresby, in Papua Nuova Guinea. 20-30 minuti, una manciata di secondi, benvenuti a TG2000, buonasera. Il caso San Giuliano giunge dunque oggi al suo epilogo. Il ministro della Cultura scrive una lettera a Giorgia Meloni, la quale lo sostituisce subito con Alessandro Giuli, già insediatosi dopo aver giurato al Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica. I particolari da Pierluigi Vito. Giura al Quirinale Alessandro Giuli, è lui il nuovo ministro della cultura, una nomina lampo per il presidente del Museo Maxi di Roma, diffusa da Palazzo Chigi pochi minuti dopo che Gennaro San Giuliano aveva consegnato le proprie dimissioni irrevocabili a Giorgia Meloni. Una lettera in cui l'ormai ex titolare del Dicastero della Cultura parla di giornate dolorose e cariche d'odio nei suoi confronti, che lo hanno portato a lasciare il proprio incarico per non macchiare il lavoro delle istituzioni da quelle che definisce questioni di gossip, e ribadisce la propria trasparenza e correttezza negli affari del Ministero. Si chiude così la vicenda politica intorno ai rapporti tra San Giuliano e l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia e il ruolo che questa avrebbe avuto nell'organizzazione del G7 della cultura e l'accesso a informazioni riservate. Ma pare destinato ad aprirsi un filone giudiziario. San Giuliano si dice intenzionato a denunciare Boccia per le sue dichiarazioni sui social e in un'intervista al quotidiano La Stampa, in particolare per averlo definito sotto ricatto. Intanto anche la Corte dei Conti starebbe valutando la possibilità di aprire un fascicolo sulla vicenda per eventuali spese di soldi pubblici nei trasferimenti senza titolo di Boccia. Morire a 18 anni dietro le sbarre tra le fiamme è accaduto nel carcere di San Vittore a Milano. Il servizio di Elena Seru. Era in carcere da luglio per rapina in attesa di giudizio a San Vittore. Youssef Baro Mokhtar Loka, 18 anni, è morto carbonizzato per un rogo che avrebbe appiccato insieme al suo compagno di cella a partire da un materasso. Forse una forma di protesta finita in tragedia o un gesto estremo. Saranno le indagini a chiarire. Il detenuto che era con lui, rimasto illeso, era iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per omicidio colposo. Un'ipotesi tecnica necessaria per procedere con tutti gli accertamenti, tra cui l'autopsia sul corpo del giovane. Una morte tragica, quella di Youssef, che sta facendo emergere la sua storia, riferita anche dall'avvocato che l'aveva seguito quando era minorenne. Era arrivato in Italia dall'Egitto a bordo di un barcone, con mani e piedi legati, dopo essere stato in un campo di prigionia in Libia, esposto alla violenza. Un trauma di cui non riusciva nemmeno a parlare. Un quadro clinico, per questo grave il suo, era stato ritenuto pericoloso per sé e per gli altri. Per due volte da minorenne era stato assolto per vizio totale di mente, perché una perizia psichiatrica aveva certificato che non era in grado di intendere e di volere e quindi non era compatibile con il carcere. Il presidente ucraino Zelensky, arrivato poco fa in Italia al forum di Cernobbio, insiste nel chiedere più armi agli alleati per porre fine alla guerra. Sentiamo Antonio Soviero. Mentre nel Donbass continua l'avanzata degli invasori, il presidente ucraino alla riunione in Germania dei paesi sostenitori lancia un nuovo appello agli alleati. Abbiamo bisogno, chiede, della capacità a lungo raggio anche sul territorio russo, in modo che Mosca sia motivata a cercare la pace. Zelensky vuole colpire le basi aeree da dove partono missili e bombardieri, ma il Pentagono precisa. L'uso di armi statunitensi per attacchi in Russia non cambia le sorti della guerra. Intanto gli Stati Uniti invieranno nuovi aiuti militari per 250 milioni di dollari. La Germania fornirà altri 12 Panzer Obici 2000, da Londra 350 milioni in munizioni e 650 missili, e Bruxelles annuncia 40 milioni di euro per l'inverno. Intanto Zelensky è arrivato a Cernobbio, dove ha detto che Putin usa missili balistici iraniani e non mollerà fino a quando non ci distruggerà. Oggi protagonista alla 50ª edizione del Forum Economico Internazionale Viktor Orbán. Secondo il premier ungherese, un incontro tra Putin e Zelensky è certamente possibile e necessario. Poi presenta la sua roadmap per fermare la guerra in Ucraina. Prima il dialogo, poi il cessate il fuoco e solo dopo negoziare un accordo di pace. Pace ancora lontana anche in Medio Oriente. Una cittadina statunitense è morta durante un attacco. Marco Borini.
L'esercito israeliano si è ritirato da Jenin, ma prosegue l'operazione in Cisgiordania per stanare miliziani di Hamas e Jihad Islamica. Ma i civili sono sempre nel mirino. Una ragazza palestinese di 13 anni, Baana Amjad Bakr, è stata ferita a morte dai soldati che pattugliavano i dintorni di Nablus, dove i coloni hanno attaccato un villaggio. Anche Aysenur Ezri Eiji, 26 anni, attivista americana di origini turche che manifestava contro le violenze dei coloni, è stata uccisa con un colpo alla testa dall'esercito. Nella striscia di Gaza anche oggi almeno una ventina di morti per i raid di Tzal. Hamas intanto ha pubblicato il video di Hersh Goldberg Polin, uno dei sei prigionieri trovati uccisi sabato scorso. Il video deve servire da immediato campanello d'allarme per il mondo, affinché agisca oggi per garantire il rilascio dei restanti 101 ostaggi, prima che sia troppo tardi, supplica la famiglia. Netanyahu ha incontrato i parenti di altri due ostaggi uccisi, ma vuole la guerra, non la tregua. Mentre continuano le ricerche del disperso nel Torinese, si fa la conta dei danni dell'ultima ondata di maltempo. Il servizio di Letizia Davoli. Sono proseguite per tutta la giornata di oggi le ricerche di Gianni Canavera, il 58enne travolto con il suo trattore dall'acqua del torrente Orco ieri mattina a Feletto nel Torinese. I vigili del fuoco hanno coordinato le attività del campo base che è stato allestito alla periferia del paese, mentre esperti di recupero, più di una ventina, hanno lavorato lungo il corso del torrente, le cui acque oggi si sono abbassate, ma del corpo ancora nessuna traccia, nemmeno con le ricerche dal cielo. Intanto in tutto il Torinese, in Val di Susa, si lavora per rimuovere fango e detriti trascinati a valle dall'esondazione del Rio Gerardo, particolarmente critica la situazione a Mattia, dove l'acqua ha causato il crollo di due ponti, mentre l'alluvione ha portato verso valle fango e massi. Un evento già avvenuto in passato e già studiato dai geologi, ma l'allerta dei ricercatori non ha trovato ascolto nelle istituzioni. Diciamo, la nostra missione era pubblicare articoli scientifici, rapporti tecnici e quant'altro, che andavano in tutte le biblioteche del mondo. Ma noi da giovani avevamo quasi certezza, la presunzione, che i nostri lavori sarebbero stati letti. Le persone a cui eventualmente avrebbe dovuto competere il mantenimento in equilibrio del territorio, la mitigazione del rischio e quant'altro. Ahimè, non sempre è stato così. Domani una breve tregua, ma già da domenica è previsto un forte peggioramento che da lunedì segnerà la fine di questa lunga ondata di caldo in tutto il paese. Ancora un caso di aggressione a medici e infermieri in un ospedale. Succede a Foggia. La cronaca di Federico Plotti. Minacciati, aggrediti a calci e pugni, alcuni operatori sanitari del Policlinico riuniti di Foggia si sono dovuti addirittura barricare in una stanza per evitare il peggio. L'ennesimo episodio di violenza è successo nel reparto di chirurgia toracica dell'ospedale, invaso da una cinquantina di parenti e amici di una ragazza deceduta poco prima durante un intervento chirurgico eseguito d'urgenza dopo settimane di terapia intensiva in seguito a un incidente stradale. Letteralmente invaso il reparto di chirurgia toracica del Policlinico, una le persone che sono venute a contatto diretto con medici e infermieri, alcuni dei quali colpiti con calci e pugni. Allo Stato chiediamo che i sanitari, i medici siano difesi, siano messi nelle condizioni di sicurezza di poter operare. Non è possibile considerare oggi che l'accesso in qualsiasi struttura sanitaria sia libera senza le opportune misure di sicurezza. Nel frattempo il Policlinico di Foggia annuncia un'indagine interna. Non siamo assassini, dicono intanto medici e infermieri coinvolti. Abbiamo fatto tutto il possibile. Ora, dopo quest'ultimo episodio di violenza, abbiamo paura. Qualcuno addirittura sta già pensando di dimettersi dal proprio incarico. Sotto numero, mal pagati, con turni estenuanti e adesso anche minacciati e malmenati. Sono ormai diversi anni che ai concorsi, soprattutto quelli per infermiere, si presenta meno gente dei posti disponibili. All'ultimo, in ordine di tempo, per il Piemonte orientale solo 326 candidati per 430 contratti a disposizione. A circa 10 giorni dalle minacce di gruppi criminali che le avevano fatto recapitare sotto casa una bara, siamo andati a trovare nella periferia romana di Tor Bella Monaca Tiziana Ronzio, paladina antimafia. Sentiamo Alessio Orlandi. La bara a me non ha toccato quanto tutto il resto degli episodi, e il fatto che sono entrati in associazione, il fatto che mi hanno rubato, il fatto che mi hanno tolto la luce e quindi ho attività, oppure la macchina che passa e ti grida delle parole non carine. La bara nera trovata pochi giorni fa davanti al palazzo in cui vive Tiziana Ronzio è solo la più inquietante di una serie di intimidazioni che hanno avuto come bersaglio la presidente dell'associazione Tor Più Bella, da anni impegnata per la legalità nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. Pochi
servizi, scarsi gli spazi di socialità, tante le famiglie in difficoltà economica, nonostante le operazioni delle forze dell'ordine, in questa borgata nella zona est della capitale a dominare incontrastato è lo spaccio di droga. Se poi rimandiamo quello che ha commesso il reato nello stesso luogo dove vive, se continuiamo a fare restare sotto il portone un altro spacciatore, se permettiamo che tutte le persone vivono in queste condizioni, non si va da nessuna parte. Per il suo impegno contro la criminalità, Tiziana Ronzio da anni è costretta a vivere sotto scorta. Nel 2019 è stata nominata ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Capo dello Stato Mattarella. Se lei si guardasse indietro, no? E rifarebbe tutto quanto quello che ha fatto, o c'è qualcosa che magari non farebbe o farebbe in maniera diversa? Allora, col senno di poi ti dico, aprire un'associazione nello stesso posto dove si abita, mai più, perché non stacchi mai, non hai un momento di respiro. Dall'altra parte ci sono state anche tante cose a favore per questo motivo, perché tu hai proprio la concezione dei problemi che ci stanno. Le persone si aprono perché tu vivi lo stesso dramma, quindi sei credibile perché tu provi le stesse cose che provano loro. Una scuola è stata distrutta da un incendio in Kenya con un bilancio provvisorio di almeno 17 morti, 14 feriti e una settantina di dispersi. Alessandra Camarca. Sono morti in un incendio a Nyeri, in Kenya, almeno 17 alunni di una scuola elementare, la Hillside Endarasha Academy, mentre 70 risultano dispersi. Era notte quando le fiamme hanno avvolto l'edificio e i bambini dormivano, 16 invece gli studenti rimasti gravemente feriti. La polizia teme che il bilancio delle vittime possa aumentare. Nel commentare la tragedia, il segretario di gabinetto per l'amministrazione interna e nazionale, Kitur Kindiki, ha affermato: molti bambini sono riusciti a saltare fuori, a mettersi in salvo, ma non sappiamo quanti ci sono riusciti. Le informazioni che abbiamo è che ce ne sono diversi che sono all'interno della comunità ed esortiamo chiunque abbia accolto questi bambini a portarli qui in modo che possano ricevere assistenza medica e cure. Secondo fonti locali, nel dormitorio della scuola c'erano più di 150 studenti ed ai primi rilievi sembra che l'incendio si sia propagato molto rapidamente perché la maggior parte degli edifici della scuola sono stati costruiti in legno. L'istituto conta complessivamente 824 alunni, per lo più di età compresa tra i 5 e i 12 anni. È in corso un'inchiesta per stabilire le cause del rogo. I nostri pensieri vanno ai familiari dei bambini che hanno perso la vita, ha affermato il presidente del Kenya, William Ruto. In Nicaragua l'amministrazione statunitense ha ottenuto il rilascio di 135 prigionieri politici detenuti per motivi umanitari dal governo Ortega, che continua la sua lotta contro Chiesa e ONG. Sentiamo Rita Salerno. Due giornalisti, 13 pastori evangelici statunitensi, attivisti politici e leader giovanili. Sono 135 i prigionieri politici espulsi ieri dal Nicaragua che hanno trovato accoglienza in Guatemala e negli Stati Uniti. Ancora una volta si tratta di una decisione unilaterale del regime sandinista di Daniel Ortega, che da tempo ha preso di mira organizzazioni non governative ed ecclesiali. Ad annunciare l'avvenuta liberazione è stata l'amministrazione statunitense, con la quale non c'è stata alcuna trattativa diretta. Il Congresso USA però ha fatto pressioni per ottenere la libertà dei 13 pastori evangelici dell'organizzazione con sede in Texas, conosciuta con il nome di Porta della Montagna. Dopo la cancellazione delle ONG e l'arresto di vescovi e prelati, proseguono le violazioni e le intimidazioni nel paese centroamericano, dove la Polizia Nazionale avrà da ora libertà di movimento per sequestrare apparecchiature elettroniche ed informatiche di persone sotto indagine, anche senza l'ordine del tribunale, stando all'ultimo disegno di legge di Ortega. Il fuoco minaccia numerose aree del Sud America, tra cui la Bolivia. In particolare, ad est del paese andino, gli incendi boschivi divorano la regione, mettendo a repentaglio preziosi siti culturali. Ce ne parla Clara Iatosti. La Bolivia brucia e le fiamme lambiscono la cattedrale di Concepción, patrimonio dell'UNESCO. La pratica del taglia e brucia per liberare i terreni dalla vegetazione e renderli idonei all'agricoltura preoccupa la provincia orientale di Nuflo de Chaves.
In questa zona sempre corremo il rischio. Viviamo nel pericolo costante di incendi, afferma il parroco padre Adalid. Quest'anno la maggior parte sono roghi dolosi. Da quasi tre secoli la cattedrale di Concepción, assieme ad altre sei chiese delle antiche missioni gesuitiche di Chiquitos, conserva e preserva un patrimonio artistico all'interno delle sue mura di legno. Il timore è che il fuoco possa distruggere tutto, compreso un'inestimabile collezione di manoscritti di musica barocca e di arte chiquitana. Così, sperando di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi dell'ambiente, un gruppo di musicisti indigeni hanno suonato i loro violini e flauti tradizionali nei campi bruciati. Solo nell'ultimo mese, nella regione ricca di soia di Santa Cruz, sono scoppiati 35 incendi e sono andati in fumo quasi 2 milioni di ettari. È iniziata la tappa oceanica del 45esimo viaggio apostolico di Papa Francesco, che da oggi fino a lunedì sarà in Papua Nuova Guinea. Ce ne parla Paolo Fucili. Atterraggio attorno alle 19, ora locale, vale a dire più 8 dall'Italia. Per la statistica, mai prima di oggi Francesco si era spinto così lontano da Roma. Il benvenuto di Papua Nuova Guinea glielo danno il vice primo ministro, i fiori offerti da due bambini, gli inni nazionali, vaticano e papuano e 21 colpi di cannone. Poi trasferimento in nunziatura a Port Moresby, capitale di questa estrema periferia dell'Atlante, ricchissima di flora e di fauna, fra mari, foreste, monti quasi incontaminati, ma il cambiamento climatico ormai qui è una minaccia concreta. Lo sviluppo economico invece è faticoso. La vicina Australia, che fino a 40 anni fa amministrava il paese, trattiene qui detenuti i migranti respinti alla sua frontiera. La popolazione è cristiana al 90%, al 31% cattolica, grazie all'opera e spesso anche al martirio di tanti zelanti missionari. Le culture indigene però sono vive e straordinariamente varie. Una terra affascinante, segnata anche da forti tensioni sociali. C'è molta materia per i due discorsi del Papa di oggi, qui a Papua, è già sabato. Al mattino alle autorità civili, nel pomeriggio ai vescovi, sacerdoti, religiosi e catechisti, dopo una visita ai bambini di strada e ai disabili di due istituzioni caritative del luogo. A Venezia, fuori concorso, la regista Francesca Comencini racconta suo padre Luigi, interpretato da Fabrizio Gifuni. E oggi a Venezia è anche il giorno dei nuovi documentari di TV 2000. Fabio Falzone. Non sarà più facile vendere una bambina. L'infanzia con il papà Luigi Comencini sul set delle avventure di Pinocchio, una bambina unica che diventa un adolescente difficile, la droga, le cattive amicizie, la difficoltà di trovare una strada. Francesca Comencini si mette a nudo e racconta a se stessa il rapporto con il padre Luigi, un uomo che per lei c'è stato sempre, nel modo giusto, accettando i fatti anche dolorosi della vita con il tempo che ci vuole. Mettiti in testa che io non ti lascio più sola. Io non ti lascio più adesso. Arrivata alla soglia del superamento dei 60 anni, mi sono detta, ma io in realtà sono soprattutto la figlia di quell'uomo, perché tutto quello che di importante so me l'ha insegnato lui. E quindi mi sono permessa il lusso di rendergli questo omaggio. Era un padre, dire, che lavorava tanto, quindi anche molto impegnato e quindi anche molto assente, ma che ha fatto sentire fortemente la sua presenza nei momenti importanti della vita di questa figlia. Le tende la mano e le dice, anche io mi sento così, quindi tu devi fallire sempre, fallire meglio, ecco. E perché anche io sono così, anche se tu mi vedi come un irraggiungibile. E oggi al Lido di Venezia è sbarcata anche TV 2000, quattro docufilm in onda nella prossima stagione che saranno presto disponibili anche sulla nostra app Play 2000. Dall'alpinista di Dio Pier Giorgio Frassati a chilometro 333, ultima fermata, sino a dove vanno gli anni, nato da un'idea di Vincenzo Morcante, l'attenzione costante per i giovani. E con un'immagine che mi piace molto ma che non è mia, è come quando guardi le stelle e in qualche modo riconosci le costellazioni, qui mettendo insieme i puntini di questi giovani hai l'idea di quello che sarà il paese nei prossimi anni. È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.